Benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, io sono Daniele. Oggi tutorial totalmente dedicato a Pokémon. Andremo a creare una Pokéball perfetta andando a sfruttare delle funzioni che ci renderanno la nostra massa simmetrica, effettuando anche dei tagli particolarmente accurati. Vi ricordo di lasciare un bel like se il video vi piace, commentare, condividere, attivare la campanella per non perdere i prossimi tutorial e ovviamente iscrivetevi se non l'avete fatto. Andiamo quindi ad aggiungere una prima massa, scegliamo una sfera, la convalidiamo, andiamo a aumentarne la densità. Quando abbiamo questa sfera bella liscia, ne andiamo subito a fare un altro clone e la prima la oscuriamo. Quindi adesso abbiamo attiva la nostra sfera pulita e selezionata. Cosa andiamo a fare? Intanto vi ricordo che dalla funzione sfondo potete mettere un'immagine di reference, io del tipo ne ho già caricata una e questa può tornarvi utile. Potete eventualmente anche posizionare l'immagine più in alto, più in basso, renderla più grande o più piccola e può tornarvi utile nelle fasi di creazione. Cosa dobbiamo fare quindi? Dobbiamo creare la parte esterna della Pokéball. Questo quindi necessita di un taglio preciso al centro. Per riuscire a fare dei tagli precisi andiamo nella funzione simmetria, facciamo in modo da essere sicuri che si attiva sia il piano X che il piano Y, mostra linee e come potete notare adesso ci sono delle linee che ci aiuteranno per essere più precisi possibile. Andiamo sul nostro dado, selezioniamo la parte frontale, dividi, selezioniamo il rettangolo, partiamo dall'alto, trasciniamo e arriviamo sulla nostra linea di riferimento. Una volta rilasciato si creeranno le nostre due facce, ok? Andiamo quindi a creare un distanziamento tra le due facce. La parte superiore la tiriamo un po' su, la parte inferiore la tiriamo un po' più in basso. Così dovrebbe andare bene. Ora, come possiamo notare, su una Pokéball abbiamo anche questa scalanatura sulle facce e per crearla non possiamo usare il nostro strumento rifila, perché in quel caso andremo a tagliare la massa, anche se in maniera circolare, magari anche precisa, ma fino in fondo e quindi attraversando tutta la massa. Noi abbiamo bisogno di una sorta di scalanatura, perché poi quello che si vede dietro verrà poi coperto, ma non vogliamo che si noti anche sulla facciata inferiore. Quindi cosa facciamo? Andiamo ad aggiungere una massa, decidiamo che sia un cilindro, lo confermiamo, ne aumentiamo anche di questo la risoluzione, ok, lo troviamo qua in basso, lo portiamo su e lo ruotiamo, mettiamoci sulla parte frontale, ok, ne diminuiamo la massa e decidiamo la grandezza che deve avere. Ovviamente per vederlo conviene tirarlo un po' fuori dalla sfera e come potete notare adesso abbiamo il nostro oggetto che si interseca all'interno e vogliamo che questo oggetto venga utilizzato per fare il taglio come lo vogliamo noi. Quindi intanto ci assicuriamo che sia nella posizione corretta e che la grandezza ci vada bene. Io lo farei un pochettino più piccolo anche. Quindi andiamo a restringerlo ancora un po'. Controlliamo sempre la prospettiva di quello che facciamo tramite il dado, che può tornare utile per identificare magari un'inclinazione sbagliata del taglio. Sono soddisfatto, vado a duplicare il mio cilindro,
né oscuro la vista di uno e anche di un secondo, però uno dei due lo seleziono e vado a selezionare le mie due metà della sfera. Ora che sono tutti e tre selezionati, vado sul menu tendina, remesh, selezioniamo la qualità che vogliamo, io metto 1000 e clicchiamo su remesh. Diamo il tempo al tablet di effettuare l'azione. Eccoci qua. Come potete notare, il taglio è super preciso e all'interno della nostra sfera fin quanto era lungo il nostro cilindro. Ora che abbiamo questo, possiamo ad andare a riattivare la sfera iniziale e andarla a restringere in modo tale da poterci mostrare la scalonatura. Perfetto. Andiamo a riprenderci il nostro cilindro, quello che abbiamo lasciato indietro, e lo restringiamo. Ok. Lo mandiamo un po' più indentro e poi lo ricloniamo una seconda volta. Restringiamo. E voilà, abbiamo ottenuto la nostra sfera perfetta. Andiamo a vederlo con la funzione vista. Ed eccoci qua, abbiamo la nostra sfera. E ora procediamo con la colorazione. Andiamo su pittura, tenendo premuto per rubare la tipologia di colore. Quindi decidere che questo colore ci va bene, forse è un po' troppo lucido, qua possiamo decidere se sia un po' più opaco, io preferisco. Selezioniamo la parte da colorare. Adesso la colorazione dovrebbe venire in maniera simmetrica. Vediamo, infatti. Ed eccoci qua. Stesso discorso vale per andare a colorare il resto. Il tipo di finitura mi piace, quindi seleziono la parte che voglio colorare. In questo caso la coloriamo in automatico, dipingi tutto e abbiamo già la colorazione del nostro oggetto. Qui mi sono perso dei dettagli. Dipingiamo anche questo e voilà, abbiamo la nostra sfera perfetta colorata. Ora aggiungiamo un po' di luce, quindi andiamo a selezionare ambiente, scegliamo il nostro ambiente, ci sono diversi effetti, a me piace particolarmente questo qua. Andiamo ad aggiungere anche dei punti luce, togliamo la nostra immagine di reference, aggiungi luce, decidiamo che sia una luce spot, la cloniamo, sempre spot, e facciamo sì che ci sia un altro punto luce con una prospettiva differente che mette un po' in risalto la forma. Ovviamente possiamo andare a selezionare l'intensità, la morbidezza e l'angolo del cono. Io allargo l'angolo del cono, aggiungo morbidezza in modo tale che non siano troppo nette le nostre ombre. Andiamo infine a togliere un po' di esposizione dalla nostra scena, cioè dal nostro ambiente, in modo tale da far sì che si noti di più la luce che abbiamo aggiunto, i nostri punti luce. Andiamo su vista ed ecco qua una sfera perfetta.
Vi ricordo di lasciare un bel like, commentare, condividere, attivare la campanella per non perdere i prossimi tutorial e ovviamente iscrivervi se non l'avete fatto.